Dante Aristide Gentiloni Silveri di Tolentino rinvenne un oggetto molto particolare, un ciottolo inciso sui due lati che risale ancora al Paleolitico, circa 10.000 anni fa. Si tratta della rappresentazione su questo ciottolo di una figura femminile con una testa di bovide, le braccia incrociate sul ventre, il pube inciso col triangolo pelvico in evidenza e le gambe unite, una immagine sicuramente dal valore magico-religioso. E questo oggetto nella parte posteriore era pure inciso con la rappresentazione di una testa di bovide. Alcune tracce molto evidenti alla base del manufatto rivelano che in effetti si trattava di un utensile che aveva anche una sua propria funzione e che quindi abbinava l'aspetto magico, forse religioso, cultuale, di talismano a quello puramente funzionale.